Su, dai, usciamo da questa casa e cominciamo a fare un bel benchmark di test su GTA 5. Su. Allora, vediamo un po' i dettagli. Cominciamo prima dalla CPU. Sembrano ottimi, stabili. Sì, dai, non abbiamo nessun problema. Sempre sui 60. Secondo me, ecco come ti pareva, sempre 70. Poi vediamo con la GPU, invece la GPU non sta scaldando molto. Vabbè, perché sono io che ho messo i dettagli molto bassi. Allora, il fatto che io stia portando una motocicletta e mi stia facendo una bella gitarella personale, solo io che sto in giro. Aspettate, che cos'è? Ah, non riesco proprio a resistere. Ok, scendo dalla moto perché devo fare una cosa bellissima. Sì, no, niente pompa, niente mitra, niente pugni. No. Prima gli parlo, vediamo cosa dice. Niente, se n'è andato. Va bene, mi hai offeso. E uno, guardate che precisione. Pompa. E poi sì, le temperature rimangono così. Ok. Bene, laggiù vedo qualcosa di... No, c'è qualcosa là sotto. Vedo qualcosa, che cos'è? Ecco, ma che... Ok. Ora siamo con Trevor, un uomo meno razionale potrebbe pensare di essere stato rapito dagli alieni. Va bene. Non so cosa stia facendo. Non l'ho mai fatto questa capriola, non so se è una specie di capriola sulla montagna, però vedo che i dettagli sono sempre quelli. Sì, sempre quelli, dai, sempre quelli. Allora, sulle montagne dovrebbe aumentare, non so perché rimane sempre su quella soglia di FPS, non lo so, sempre lì rimane, sempre sui 60. Ah, ho capito cosa devo fare. Ho capito. Devo andare un attimo su impostazioni, sulla grafica oppure sullo schermo, sulla grafica. Ecco la frequenza di aggiornamento che compare con il mio monitor. Massimo che posso mettere 75 Hz. Mettiamo rapporto schermo 16 noni e vediamo un po' cosa esce fuori. Vediamo. Ah, vedo un calo di FPS, ma ah, ecco, guardate che meraviglia, le piante almeno si muovono. E i frame invece sono scesi di parecchio. Stiamo sui 38, 57. Va bene, comunque della CPU non è un problema. Guardate un po'. Dai, abbiamo delle ottime prestazioni. Dai, con la 1060 Super, con un processore Ryzen 5 3600. Allora, io adesso, ecco, 75 Hz dopo ricambio. 75 fps, no, dopo ricambio. Il fatto è che la RAM non mi convinca proprio assai. Cioè, RAM, ok, se ne prende 8, ma 15 non riesco a capire cosa sono. Oppure sono in totale, ne sta risucchiando un paio, non lo so. Comunque, quello che a noi ci interessa sono le temperature, i frame e vedere se con una 1060 Super potete giocare a 1080, 1400 440p e in 4K. Io direi che se proviamo a giocare con i 1440p, che io adesso non posso mettere perché ho un monitor. Ok, quindi come stavo dicendo, non posso mettere il 1440p perché io ho un monitor Full HD, quindi 1920x1080 75 Hz. Però so che con una 1660 Super
Potrei giocarci, però ci saranno sicuramente un calo di FPS e dovrò per forza mettere dettagli molto bassi. Quindi direi che sto cazzeggiando alla grande su questo GTA 5 e con Franklin che vado alla grande con questo Mitra e spero, ecco, come immaginavo, gli sbirri sempre che ti danno alla caccia, sempre che ti danno la caccia. Vediamo se riesco a prenderlo. Non posso prenderlo qui. Ah, la testa, che precisione. Vediamo se riesco a prenderlo quello nella macchina. No, bene. Ah, sì. Spero che sia morto quel tizio. Ok, allora. Non c'è più, sta salendo. Signori, stiamo sugli 80 gradi centigradi. Caspiterina. Vabbè, lasciamo perdere Franklin. Ora andiamo da Michael. Questa casa sua, bellissima. Ok, ho provato a fare un piccolo gameplay su un altro gameplay. Ecco, adesso vi faccio vedere. Cioè, il figlio che sta giocando, non so che cosa, non lo conosco, non so neanche se esiste questo gioco. Questo sembra rompere le palle. Allora, minchia, io lo vorrei come amico su Cold Warzone perché è molto bravo a giocare. Ora vi faccio vedere un po' cosa sa fare più avanti. Nel frattempo, godetevi questo piccolo gameplay. No, fermo, fermo. Ecco. Cioè, guardate là, che professionista. Niente, è morto. Ecco, adesso arriva la parte. Guardate, guardate un po', guardate. Cioè, guardate che fenomeno. Cioè, io questo lo voglio su Cold Warzone. Lo voglio come amico, il figlio di Michael. È molto bravo. Ok, direi che siamo alla fine del video e quindi mi metto in questa posizione. Bellissima posizione, con la luce che, mamma mia, bellissima anche la luce. La temperatura è sempre quella. Che dire, ragazzi, guardate i dettagli. Comunque io porto solo test, cioè io devo fare dei test assolutamente per vedere un po' quanto ha i giochi migliori. Ok, quindi grazie tante per questa visione. Lascia like se il video ti è piaciuto, iscriviti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!